Grazie Presidente. Allora, noi riguardo questa delibera, diciamo così, abbiamo dei sentimenti un po' contrastanti perché è comunque un primo passo rispetto, insomma, al silenzio che c'è stato negli anni passati e contiene anche de degli elementi che avevamo presentato già noi in quella risoluzione di gennaio che più volte ho citato. Chiaramente ci sono delle perplessità comunque al riguardo, una ad esempio riguarda quella forbice tra il 20 e il 60% che secondo noi comunque continua a non tutelare le fasce più deboli e sulle quali, come ho già detto in commissione, vorremmo continuare a lavorare, eventualmente appunto andando ad agire anche sul futuro atto che si rimanda alla Giunta per l'applicazione di questa delibera. Chiaramente l'emergenza abitativa è un tema importante, complesso e che in ogni caso non si deve esaurire qui. Ci sono delle situazioni di disagio, di necessità estrema, i rischi sociali comunque in queste circostanze sono elevati. In un momento di difficoltà come quello attuale, perché io francamente su questi segnali di ripresa ho dei forti dubbi, quindi riteniamo che ancora siamo in una situazione economica molto difficile, riteniamo quindi che le istituzioni debbano tutelare chiaramente al massimo i propri cittadini e che ogni risorsa economica disponibile debba essere volta alla tutela delle categorie più bisognose, ma non in un'ottica meramente assistenzialista, come ho già ripetuto. Vanno create quelle condizioni per cui si possa permettere a chi in questo momento si trova in difficoltà di raggiungere una propria autonomia e il rispetto della dignità che viene prima di tutto. Francamente ci sono state delle azioni nei giorni scorsi, parlo ad esempio per il Riminese, riguardo ad esempio lo sgombero di mercoledì 20 maggio di Casa Madiba a Rimini, che non hanno dimostrato quella disponibilità al dialogo che ci saremmo aspettati. Si è, diciamo, in quell'occasione riversato il limite dell'amministrazione riminese, in quel caso, che però ha lo stesso colore, insomma, di questa giunta. Chiaramente il rispetto della legalità va mantenuto e su questo non ci sono dubbi, però invece di usare i manganelli magari si poteva usare, insomma, sarebbe stato il caso di mettersi a un tavolo a parlare faccia a faccia. Assolvendo comunque a quella funzione sociale, quello spirito del buon padre di famiglia che dovrebbe essere nel DNA di ogni amministratore. Tornando al discorso della crisi economica, in tempi di vacche grasse l'indifferenza può anche essere un difetto trascurabile, ma nella congiuntura attuale si tratta di un male pernicioso. In una città, ad esempio, come Rimini, che conta circa 150.000 abitanti e da poco più di un paesone, la gente abita in luoghi abbandonati e c'è anche purtroppo chi muore di stenti e situazioni simili le riscontriamo in tutta la regione. Così come a oggi ci sono ancora troppi alloggi sfitti, troppi immobili in stato di abbandono, sia pubblici che privati, ma parlo anche semplicemente degli alloggi ERP. Abbiamo qui dei dati che dicono che circa 1.600 alloggi ERP a oggi sono liberi e disponibili e non capiamo perché ci debbano essere delle famiglie che appunto purtroppo hanno come tetto le stelle quando sono fortunati, perché insomma adesso siamo nel periodo estivo e magari non è un problema, ma quando c'è la neve direi che si fa sentire ancora di più la questione. Comunque non è giusto che ci siano delle persone che dormono in strada quando abbiamo degli alloggi liberi. Questo insomma è per fare una panoramica generale. Riguardo al discorso dei parametri reddituali, l'ISE. La riforma dell'ISE, secondo noi, presenta, a parte delle condizioni non giuste dal punto di vista sociale, perché comunque non tengono conto delle situazioni, ad esempio, di chi ha un'invalidità. Quindi sicuramente ha degli elementi sui quali non solo si dovrebbe agire, ma questo non è compito regionale chiaramente, ma sui quali abbiamo dei forti dubbi proprio per la legittimità di tale riforma. E quindi abbiamo paura che, aspettando i dati che diceva l'assessore, in realtà si vada solo a perdere altro tempo per una riforma che forse potrebbe anche venire ritenuta non corretta dal punto di vista giuridico. Rispetto all'ultimo punto, rispetto alla domanda ai parametri dei 3 anni di residenza, noi abbiamo presentato un emendamento perché riteniamo che sia corretto allargare a chiunque la possibilità di presentare la domanda.
chiaramente dando eventualmente un parametro di preferenziabilità in graduatoria rispetto alla residenza. Mi spiego meglio. Cioè, la domanda deve essere accessibile a chiunque. Agire sulle graduatorie dando eventualmente la preferenza a chi è residente sul territorio regionale da più tempo. Purtroppo, ecco, su questa delibera non siamo riusciti ad agire sotto questo punto di vista. Abbiamo presentato un emendamento che chiede di sostituire la residenza con il domicilio, proprio perché ci sono anche delle persone che a causa di sfratti, di insomma situazioni che si sono create, a oggi non hanno la residenza. E ci dobbiamo ricordare che comunque l'edilizia popolare e l'edilizia sociale devono andare verso le categorie che più hanno bisogno. Grazie.